Buonasera a tutti in diretta dal torneo Net Soccer per questa prima giornata di Eurocup. Lo Stas si impone 3-1 su FC Gucci grazie alla bella prestazione di Daniele Carapezza alla mia sinistra e poi accompagnato dal solito Peppe Urzì, 7 polmoni. Cominciamo da te, Daniele. Allora, hai fatto un gran gol, hai fatto tante belle giocate, hai servito il tuo compagno per la terza rete. Diciamo che una squadra che finalmente, lo possiamo dire, più o meno al completo con il ritorno tuo di Fisicaro, finalmente ritorna dalla vittoria dopo ben 6 partite. Sì, credo che ci voleva questa vittoria per risollevarci un po' il morale, anche perché eravamo stati molto nelle ultime partite rimaneggiati, oltre Davide anche altri, che adesso Umberto Finocchiaro, oggi non c'era neanche Giovanni Grasso, quindi credo che mancavano anche Giovanni Urso, mancavano oggi tanti elementi validissimi e fondamentali per questa squadra. Però credo che oggi, non solo con il ritorno mio e di Davide, ma anche con gli altri che nelle altre partite hanno giocato ovviamente sempre molto bene, credo che abbiamo meritato la vittoria, anche se per una qualche fase, in diverse fasi del gioco siamo stati un po' in difficoltà, come era giusto che fosse, perché gli avversari erano una gran buona squadra. Però credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria, e ci voleva anche per un po' risollevarci veramente il morale dopo tanto tempo e tante purtroppo non belle prestazioni che nel calcio possono succedere, sono periodi, quindi speriamo che adesso ricominci il periodo positivo per noi. Guarda, io rettifico innanzitutto perché finita 3-2 non 3-1, appunto perché ti volevo chiedere questo: avevate sbagliato un gol tu e Fisicaro, tu non ti aspettavi che lui ti passasse il pallone, te l'ha fatto troppo lungo, il passaggio non ci sei arrivato, e poi hanno siglato gli avversari con l'autogol di Tartaresi. Quanto ha pesato quel rigore, quanto sarebbe pesato e quando insomma avete rischiato? Abbiamo rischiato tanto perché, sai, nel calcio veramente quando sbagli un gol, diciamo quasi fatto, perché erano 2-1 davanti il portiere e poi prendi il gol in cui accorciano le distanze, è chiaro che ti aspetti che comunque puoi anche pareggiare la partita all'ultimo minuto, e credo che non lo meritavamo più. Però dai, alla fine abbiamo tenuto fino all'ultimo minuto. Un plauso comunque a tutti, anche a Piero che ha fatto delle grandissime parate oggi veramente, perché ha salvato il risultato in più occasioni, quindi buon per noi, speriamo di continuare così. Quindi diciamo che lo Stars spera di contare di nuovo su Carapezza. Sì, ovviamente sì, adesso sì, spero di fare ovviamente tutte le partite di qua fino alla fine del torneo. Va bene Daniele, io ti ringrazio per esserti concesso davanti a me la telecamera, io ti saluto e passo la parola a Peppe Urzì. Peppe, parlo con te perché sei sempre presente, perché Daniele per motivi di lavoro o altri è mancato, tu ci sei sempre. Oggi per motivi o per un altro non svegliamo problemi di spogliatoio, che non sta qua, non sto io a dirlo, però non parlando e agendo portate avanti, diciamo portate a casa 3 punti. Esatto, hai detto bene. Oggi, come avete visto, finalmente per la prima volta abbiamo giocato in silenzio, abbiamo giocato a palla a terra, abbiamo corso un po' di tono tutti quanti in maniera anche abbastanza giusta, nel senso intelligente. Forse la prima partita, forse perché c'è stato anche il rientro di Daniele, il peso di Davide avanti, diciamo che è un pochino la squadra più equilibrata rispetto alle altre partite dove mancavano molti elementi. Non ti risparmi mai, sei il solito giocatore sempre di quantità che corre anche per gli altri, hai detto tu, profondità di Fisicaro e invenzioni di Carapezza che hanno soddisfatto sicuramente Negroni, che ha fatto un Eurogol salvo. Partite col piede giusto a questo punto, voi che avete rinunciato, è giusto dirlo, alla Champions per giocare l'Europa Cup, a questo punto come minimo risultato sarebbe quello di vincere. Eh sì, senza dubbio, dopo che abbiamo preso questa decisione è il minimo che uno si può aspettare dalle partite che vengono. Poi come hai detto tu, forse il periodo sta cambiando, la fortuna sta girando dalla nostra parte e speriamo che continui così. Lo auguro anch'io per voi, Peppe, che vi conosco da tanto tempo, ti ringrazio per esserti concesso qui davanti a me. Buonasera. Grazie, ringrazio anche la squadra di Giuseppe Ragusa, FC Gucci, grazie da Francesco Patte, tutto, arrivederci, alla prossima giornata.